La tigre libera bianca da Ferreri. Facciamo da tappo io e alcune macchine per vedere di risolvere il problema. Ecco. Allora, io l'ho vista facendo la curva, l'ho vista adesso. Ah, viene un state più sopra possibile. Aspetta, Danny, gli chiedi cosa devono portare? I cancelli con tre tavoli di gradinata. I cancelli con tre tavoli di gradinata. Ferma qualche minuto. Corde! Perché deve sparare a lui? Ah, sì. Dammi la porta!
Via da lì. Sono due.
Scusate, devi cantare. Sì, stavo scendendo. Dai, dai. Cinghie, dalle gare intorno così. Andiamo ragazzi, ci ha smontato la gabbia. La macchina, il portafoglio. Il mio ferro. Non ci abbandonate finché non abbiamo finito. No, assolutamente no. Ragazzi, è bella. Chi ti dice quanto spettatori, l'ha avuto mai tutti spettatori. Lo porto su. Sì, aspetta un attimo, lo sto io a casa stamattina al primo. No, ha detto così. È per quello, lui l'ha letto. Attenzione. Grazie.
successo stamattina? Stamattina, passando sulla circonvallazione di Monreale, mi sono accorto di questo, cioè, di questo animale che percorreva la circonvallazione. Mi ci sono avvicinato e ho notato che era appunto una tigre bianca. E ho cercato di stringere il più possibile ad una cancellata, riuscendo a chiudere poi il cancello e metterla in sicurezza, sia la tigre che tutti quanti coloro che percorrevano la circonvallazione. Se qualcuno oggi non si è fatto allora, male, anche grazie a lei. No, e grazie Bu. Grazie a nessuno. Dico, ha avuto il coraggio comunque di avvicinarsi e chiudere un cancello e metterla comunque in sicurezza. Sì, forse è spinto proprio dall'adrenalina. Ha avuto paura? Dopo. Ma quando si è ritrovato davanti a questo animale, cosa ha pensato? Cosa ha detto? Non ci credeva ai miei occhi, però poi col senno del poi ho detto, beh, forse è meglio avvicinarla con calma e chiuderla appunto in un posto tranquillo, come avete visto già da immagini. Non è cognome. Promettelo. Io sono Dario Bonura, sono dipendente del Corpo Forestale, del Comando Corpo Forestale, distaccato presso il Consiglio di Stato. Ok, grazie, complimenti, indirizzo. Devo essere sincero, questa mattina mi hanno chiamato per segnalare la presenza di una tigre bianca che vagava per la circonvallazione di Monreale. Devo essere sincero, sul momento ho pensato si trattasse di una battuta, quando poi hanno insistito ho chiamato subito i vigili urbani che mi hanno confermato l'accaduto. Io così, cioè nessuno ci crede, ma per fortuna c'è comunque il successo. È una cosa inverosimile, dico proprio da non crederci, purtroppo si è verificato. Adesso faremo degli accertamenti, la Polizia Municipale per quello di nostra competenza, ma c'è anche l'Arma dei Carabinieri, il Corpo Forestale, i veterinari dell'ASP già presenti, che verificheranno le ragioni che hanno portato a questa fuga dell'animale dalla struttura circense. Verificheremo anche se erano rispettati i parametri di sicurezza richiesti dalla legge per la detenzione di questi animali. Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio, non è stato necessario neanche ricorrere ad anestetici o a interventi più invasivi sull'animale, che stava perfettamente bene, sarà subito visitata dai veterinari dell'ASP e speriamo, auguriamo, dico ormai si è chiusa la parentesi, è andato tutto bene, grazie anche all'intervento tempestivo dei carabinieri, dell'ASP, del Corpo Forestale, che hanno garantito veramente un'operata in massima sicurezza. Più che un animale abbiamo pensato che fosse un cane. L'abbiamo visto da lontano, più ci avvicinavamo con la macchina più questo cane diventava grande. Appena eravamo vicini abbiamo visto che il cane non era un cane, ma era una tigre immensa. Abbiamo iniziato a camminare parallelamente con la tigre per evitare che assalisse qualcuno. Avevamo pensato che se questa tigre si fosse scagliato contro qualcuno avremmo cercato, magari investito la tigre. Poi per fortuna è entrata in questo spiazzo e ci siamo posizionati con la macchina assieme ad un'altra persona a chiudere l'uscita. Successivamente sono arrivati quelli del circo che hanno chiuso il cancello e basta. E circa le 9 meno un quarto. C'era gente? No, per fortuna non c'era nessuno. C'erano soltanto macchine che salivano e scendevano. Per fortuna non c'erano persone a piedi né tantomeno con la bicicletta. Comunque oggi poteva essere una Sì, certo, non è da. Non capita ogni giorno vedere una tigre che cammina per strada liberamente. Hai avuto un sangue freddo ma anche paura. Cioè, no, piuttosto incoscienza, perché credevamo di essere tranquilli e sicuri nella macchina, ma non avevo considerato che avrebbe potuto distruggere il finestrino oppure assalirci, però è finita bene, meglio così.